Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione post-terremoto, ha iniziato ieri, lunedì 21 gennaio, la sua visita nelle Marche, insieme al commissario straordinario alla ricostruzione, Piero Faraballini. Incontrare i sindaci e le popolazioni del cratere sismico è la priorità ed è il punto di partenza di questa sua visita nei territori marchigiani, che è partita da Pretare, in provincia di Ascoli Piceno, con l'incontro con i rappresentanti delle città terremotate del Piceno, a cui ha partecipato anche il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. Incontro positivo con i sindaci del territorio dell'Ascolano e del Fermano e tanti punti concreti che somigliano a quelli che nei mesi sono stati chiesti in termini di semplificazione e accelerazione. Questi gli obiettivi condivisi da tutti. Una novità importante, insomma, in termini anche di disponibilità a mettere mano agli strumenti del terremoto, il rapporto con tutte le istituzioni come importante per poter ripartire. Quindi diciamo, riparte nella volontà di andare a costruire quegli strumenti che rispondono ai cittadini per dare tempi più stretti, che è quello che ci chiedono. Una partecipazione delle istituzioni insieme, perché per l'efficacia delle misure bisogna che tutti quanti portino il loro contributo. Perché in questi anni abbiamo visto una serie di leggi che si sono stratificate, di modifiche legislative che sono state tutte fatte sulla testa dei sindaci, senza che loro ne fossero magari stati coinvolti in prima persona. Questo ha provocato oggi spesso leggi che non trovano la loro applicazione, la loro applicabilità. Oggi sentiamo in prima persona quali sono le problematiche perché vogliamo davvero far ripartire la ricostruzione, quindi non, poche promesse e molti fatti. Questo è quello che vogliamo realizzare. Si parla sempre di velocizzare pratiche, è la parola d'ordine. Io ho sentito tutti i governi che sono succeduti, velocizziamo, velocizziamo, ma poi alla fine non è stato fatto. Io sto cercando di evitare di ripetere questa cosa e portare a casa magari entro fine mese un risultato concreto, sulla base anche dell'esperienza dei sindaci, che sono quelli che in prima persona ci possono raccontare perché in alcune aree delle terremotate non è ancora partita la ricostruzione.